Giriamo. Buon viaggio. Grazie. Buongiorno, signore. Buongiorno, Antonio. Alessandro Mercolli, un mercante, un uomo che colleziona stoffe, che vende delle stoffe importanti, ma è soprattutto un uomo molto curioso, innamorato della vita, innamorato delle emozioni forti, un uomo che va incontro a un destino a cui sarà legato appunto fino alla fine dei suoi giorni. Gli va incontro perché comunque è un uomo alla ricerca sempre di cambiamenti, delle cose migliori, delle emozioni forti soprattutto. Quando uno vuole una cosa se la prende lì, e io non me ne andrò senza la mia stoffa. Un uomo tutto ad un pezzo, qual è il mio personaggio, che arriva appunto in Marocco, incontra questa donna che gli sconvolge la vita, gli cambia la vita. Mi piacciono molto queste storie, anche come attore mi è sempre piaciuto molto interpretare queste vicende emozionanti, così forti, passionali. In questo caso poi c'è anche la leggenda. Non ti separi mai da quel medaglione. Mio padre era spagnolo, lo riportò da un viaggio. Lo trovò tra due rocce. E mi disse che era della principessa Samira. La principessa Samira? La favola di una principessa, insomma. Una principessa che non ha mai amato nessuno finché incontra un uomo. E sarà l'unico uomo che amerà per sempre. Questi sono i contenuti della favola della principessa Samira. In una notte lontana, un frammento di luna si posò su una montagna e apparve la principessa Samira. Era così bella che gli uomini vennero da ogni parte del mondo per ammirarla. È il mercante di stoffe che farà questo lungo viaggio che porterà lo spettatore fino al deserto del Marocco, fino a vedere dei posti molto suggestivi, molto affascinanti. E quello che abbiamo cercato con il regista di tirar fuori è stato proprio questo: le grandi dimensioni, le grandi ambientazioni, la bellezza di questa grande scenografia naturale e i particolari invece fatti appunto allo sguardo di una parola, di un rumore, di un suono. Io ci credo molto in questo film perché comunque è una bellissima storia d'amore. È fondamentalmente una storia d'amore, ma estrema, bella, molto intensa. Cosa volete? Lasciatela! Questo film lo devono vedere quelli che credono nell'amore, quelli che non credono nelle diversità, quelli che vogliono vedere un'ambientazione spettacolare, quelli che amano il cinema tradizionale e perché no, quelli che vogliono vedere anche degli attori capaci. Najiba.